Nome: Manuela. Cognome: Giuliano. Segni particolari: capelli. Quando e perché hai iniziato a giocare a calcio? Da piccolina, quando avevo 6 anni, perché il calcio è sempre stata la mia passione sin da piccola. La tua qualità tecnica migliore? La punizione. Il tuo tallone d'Achille? Destro. Sei considerata uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, lusinga o responsabilità? Responsabilità. Se ti dico Alessandro Del Piero? Il mio idolo. Conosciamoti meglio, il social network che usi di più? Facebook, perché è l'unico social che sembra più opportuno usare. Il tuo abbigliamento fuori dal campo? Jeans, camicia, scarpette da ginnastica. Il piatto cui non puoi rinunciare? È la pasta al forno. La sportiva o lo sportivo che vorresti conoscere di persona? Di persona la Morace e maschio Alessandro Del Piero. Il tuo cantante preferito? I Modà. Cantaci il ritornello della canzone dei Modà che preferisci. Non è mai abbastanza, e tu? Classe 97, sei la più giovane del gruppo azzurro. Che effetto ti fa? Sicuramente importante per me, soprattutto per la mia crescita. Nel 2014 hai vinto il bronzo ai mondiali in Costa Rica con l'Under 17, segnando 4 gol. Qual è il ricordo più bello di quell'esperienza? Il gol alla finale contro il Venezuela. Un aggettivo per definire il tuo allenatore in quel mondiale, Enrico Sbardella? Fantastico. 18 settembre 2015, segni una rete strepitosa contro la Georgia nelle qualificazioni ai prossimi europei. Inesta ancora con le mani, Giuliano aspetta il pallone e realizza un gol incredibile, conclusione di prima intenzione sotto il 7, dove Nadirashvili non può arrivare, applausi a scena aperta per Giuliano, questo è un gran gol davvero. Facci la telecronaca del tuo gol. Ecco la respinta del difensore della Georgia, il tiro, gol. Un aggettivo per definire il CT Antonio Cabrini. Dio. Indefinibile. Non saprei. Campione del mondo. La compagna di squadra con cui hai legato di più. Sicuramente Elisa Bartoli, perché è stata una mia compagna di squadra anche nella squadra club alla Torres. Dove vorresti arrivare con la maglia della nazionale? Adesso rimanere in nazionale maggiore, sicuramente disputare un mondiale. Ciao a tutti, saluto tutti e spero di vedervi tutti allo stadio. Ciao.